bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente quest'oggi un bel video haul di quelli che sono stati gli acquisti delle ultime settimane. Ho comprato un po' di cosine sparse qua e là per quanto riguarda abbigliamento, articoli sportivi, accessori per i capelli, qualcosina per la casa, e quindi ho pensato di farvi questo bel video haul così da raggruppare tutto. Sarà anche in parte un video try on haul, perché sono stata da Zara dove ho preso due cose e voglio farvele vedere indossate, e poi su Instagram, per chi mi segue anche lì, avevo messo un piccolo sondaggio chiedendovi se foste interessati a vedere anche gli articoli sportivi indossati. Mi avete risposto in tantissime, quasi tutte di sì, perché lo ritenevate una cosa comunque utile, e allora sono contenta di farvi vedere gli articoli indossati anche per quanto riguarda lo sport, quindi anche try on haul di Decathlon. Prima però di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche per essere avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video, e che per l'appunto mi potete seguire anche su Instagram, mi trovate come julie.graf. Inizierei, allora facciamo così, vi faccio vedere due sacchettini di cose che ho preso da Golden Point, dove all'interno ci sono alcune cose per mia nipote, due paia di calze per mio papà e invece un collant per me. Tutto il resto invece è roba per me, così almeno facciamo prima queste due cosine. Allora, vi dico che sono stata al nuovo punto vendita di Golden Point a Brugnato, all'outlet vicino alle Cinque Terre, e ovviamente ci sono dei prezzi a dir poco competitivi o comunque super scontati. Sono vecchie collezioni, sono comunque articoli che non si trovano più nei negozi normali, quindi nei Golden Point normali, e quindi sono stata contenta perché ho approfittato di svariate offerte. La prima è all'interno di questo sacchettino e sono delle calzine, 5 paia di calze che ho acquistato per mia nipote. Le ho pagate tutte insieme 10 euro, quindi 5 paia 10 euro, e sono tutte della linea di Barbie. Allora ve le faccio vedere molto rapidamente. L'unico paio che ho preso antiscivolo non da uscire di Barbie è questo qui, è una calzina grigia con le stelline, i cuoricini e l'antiscivolo sotto sempre con i cuori. Ho preso tutte taglie 6-8 anni, perché comunque lei ha 6 anni e mezzo quasi, e sicuramente almeno soprattutto le calze da uscire riesce a metterle poi anche in primavera, perché sono un po' più corte alcune e un po' più leggere. Vi faccio vedere gli altri 4 paia di calze. Come vi dicevo, normalmente magari il calzino così costa 4,95€, 5,95€, dipende un pochino, perché io ci ho sempre comunque comprato in quei negozi, però essendo all'outlet li ho pagati 10€ per tutto quanto. L'altro calzino, quindi una calzina da uscire, è questa, nera e fucsia con tutte le scritte Barbie fino alla caviglia, carinissime. Queste qui sono rosa con le righine e non c'è alcuna scritta di Barbie, ma hanno il bordino carinissimo così nel rosa, quindi che poi va a spuntare fuori dalla scarpina, dallo scarponcino. Sono abbastanza alte, non è che siano bassissime, perché comunque arrivano ben sopra la caviglia, quindi sicuramente ora le riesce ancora a mettere, quando viene un po' più freddo no, le metterà poi in primavera. L'altro paio, il penultimo, è nel blu con tutto il cielo stellato, la scritta Barbie qua in punta e di nuovo il bordino fucsia. Queste sono già un po' più alte. E le ultime sono decisamente a metà polpaccio e sono queste qua. Sono grigie e rosa con le stelline e la scritta per l'appunto di Barbie. Tutte queste qua 10 euro. Questo lo mettiamo qui. Il secondo sacchettino invece contiene due cose, come vi dicevo, per il mio papino, una per me e altre sempre per Matilde, perché anche questa volta ho speso 13 euro di tutte le cose che vi vado a far vedere adesso, perché c'era una promozione, più pezzi di calze combinabili tra loro, tra uomo, donna e bambino, e comunque sì, uno degli ultimi articoli passava omaggio, insomma una cosa del genere. Comunque veramente per il prezzo che è, anche queste sono state super convenienti. Vi faccio vedere rapidamente due paia di calze sempre per Matilde, queste sono un po' più alte e più calde, hanno un pochino di lamé, quindi rimangono con questo effetto glitterato, diciamo, un pochino in lurex, una blu e una grigia. Poi le ho preso altri due antiscivolo, sempre taglia 6-8 anni, queste qui grigie con i cuoricini, lei in casa usa tutti i giorni queste, quindi non bastano mai, ogni volta che capita gliene compro, e queste qui hanno questo gattino sul davanti con il nasino fatto a pompon, davvero carine, un po' più alte tra l'altro e più spesse rispetto a quelle di Barbie. Un altro antiscivolo ha sempre fatto così, però questa volta c'è il coniglio con il pompon sul naso, troppo dolce, rosa e grigio. E poi le altre due cose, le altre tre cose sono due per mio papà e una invece per me. Allora, ve le faccio vedere bene. Le due
calze che ho preso per mio papà, io le trovo adorabili. Tra l'altro ce ne avevano tantissime e queste qui in particolare le avrei volute comprare anche a Mattia, perché comunque anche a lui e a me piacciono tantissimo le calze tutte decorate, comunque con i disegnini, con qualcosa di un po' più particolare, però ne ha una marea, non so più dove metterle, infatti mi sono pentita di non averle prese, probabilmente le comprerò lo stesso, però dovrò aumentare i cassetti, perché veramente ogni volta che andiamo da qualche parte le acquistiamo. E comunque, a farvela breve, ho preso queste due paia di calze, sono due calzini corti in cotone come qua nel disegno, una è blu con tutti questi pullman, ecco, con questi piccoli autobus colorati, e l'altra invece sempre blu ma con l'ape. Ma guardate che carine, con tutte queste ape car, veramente simpaticissime. Mio papà non si fa tanti problemi. Quando gliele porto magari mi dice, eh sì, con questi pupazzetti dove vado? Poi tanto sono sotto i jeans, sotto i pantaloni, non è che si vedano, però a me mi mettono allegria quando uno ce l'ha indosso. L'ultima cosa che vi faccio vedere, intanto faccio un po' una sistemazione di scontrini, invece è per me ed è un paio di collant meravigliose che ho comprato. Allora, ho preso la taglia seconda terza SM, perché era la più piccola, perché va seconda, terza e poi quarta, ed è un collant a rete, spero che riesca a vedersi, ecco così, penso proprio di sì, con tutti i glitter. Veramente questi qua io li ho trovati bellissimi. Io i collant durante l'inverno li uso tantissimo, sono abbastanza freddolosa, quindi questi qua sicuramente li metto un pochino meno, però quando vai a mangiare fuori o comunque vai anche a una serata, qualcosa di particolare, la retina secondo me è comunque molto bella rispetto a quella nera basica, vedete che rimane comunque con tutto il luccichio, bellissimo, ho già pensato anche per il Capodanno, insomma mi sono già portata avanti. Tutto quello che avete visto finora l'ho pagato 13 euro. Bene, allora passerei adesso a quello che è il sacchettino di Claire's. Allora, sono stata da Claire's, che è quel negozio, io sono stata a Sarzana dentro l'Ipercoop, il Centro Luna, però è quel negozio che vende tutti articoli per i capelli, accessori per i capelli, orecchini, bijou, insomma di tutto un po', e veramente io ogni volta che ci vado trovo anche lì un sacco di cose adorabili e sempre a prezzi stracciati. Questa volta c'era una promozione ulteriore rispetto ai prezzi che già erano scontati, che si trovavano già con i bollini rossi, perché se si acquistavano 6 pezzi tutti sotto i 4 euro si pagava in totale 10 euro. Spero di essere stata chiara, comunque per farvi capire tutto quello che ho preso sono 6 pezzi e l'ho pagati tutti 10 euro in totale. Vi faccio vedere le due cosine che costavano un po' di più per poi passare alle altre. Allora, acqua al prezzo che era di 4 euro, ma che poi ho pagato per l'appunto tutto insieme 10 euro, ho preso questa fascia per i capelli, che tra l'altro è anche in tinta già con questa maglia, me ne sono accorta adesso, che ha questo nodino, quindi rimarrà poi esattamente come una fascia, anche una simil bandana. L'ho pensata da mettere d'estate, anche quando vado a farmi qualche passeggiata, quando vado a correre, però anche in casa comunque per tirarmi sui capelli, quando magari vado a farmi qualche beauty care o comunque skin care routine, magari tutte le volte che vado ad applicarmi una maschera, a farmi qualche trattamento al viso, almeno non mi sporco i capelli, li tengo bene indietro. Quindi ho preso quella. La seconda cosa che ho preso per me è carinissima, è veramente adorabile, ed è questa mollettina con questo fiocchetto. Allora, è un fiocchettino in simil raso, insomma una cosa forse, no, raso no, più tulle, ecco, una cosa più trasparente, rigata, veramente carinissima. Anche questa originariamente, o se presa da sola, costava 4 euro, ma è rientrata sempre nella promo, ed è proprio una mollettina a becco. Ve la faccio vedere, perché io ho immaginato di metterla, più che tanti elastici, di metterla proprio quando vado a farmi la coda o la mezza coda e andarla poi ad aggiungere ai capelli, di modo che rimanga, ecco qua, un fiocchettino. Ora io l'ho solo appoggiato ovviamente, però se vado a tirare su la parte davanti dei capelli e faccio una mezza coda, poi dietro posso andare ad applicare questa qua. Secondo me è una cosa troppo troppo dolce, veramente carina, sono quei piccoli accessori che poi sono carini una volta, anche se sono a lavorare o comunque se si esce, una volta aggiunti poi ai capelli, e quindi mi è piaciuto e l'ho preso. Un'altra cosa, appunto, ho preso altre due cose per i capelli, anzi tre, e invece poi un paio di orecchini. Ho comprato questo qui che costava 3 euro,
che è uno scrunchies, come si chiamano? Sì, scrunchie, che sono quegli elastici tutti arricciolati, ma guardate com'è carino perché è peloso come un orsetto, quindi ha proprio questa trama un pochino tipo pelo di pecorella, ecco, mi ricordava l'orsetto visto il colore che comunque è un bel marroncino, e anche questo più da usare in casa che per uscire, perché magari, ma magari anche con qualcosa, con una felpa che abbia questa trama qua, non è male, sempre per fare la mezza coda o ancora meglio la coda alta, perché sicuramente rimane un po' più vaporoso, un po' più voluminoso e quindi meglio magari con il codone alto, molto carino anche lui. Ho preso una confezione invece che ho pagato 3 euro, ecco qua vi faccio vedere bene il nome del negozio. Allora, in alcune città, io intanto sto cadendo dalla sedia, in alcune città ci sono i negozi proprio fisici, quindi c'è tutto il negozio Claire's, altrimenti trovate degli stand all'interno di altri grandi negozi tipo Upim, Movies, come un po' la Essence, ecco, che ha magari i loro espositori. È riuscita a trovarli anche in altri punti vendita. Ho comprato questa confezione di becchi, cerco di farveli vedere, sono dei becchi in plastica fatti apposta per andare a fare la piega, la messa in piega. Io quando mi asciugo i capelli non mi faccio tanti, sono 3 fermagli, ecco, per asciugatura appunto, e sono dei fermagli un po' più grandi. Io quando vi dicevo vado a fare la messa in piega mi si asciugano dritti, nel senso, quindi ci metto più fatica quando devo andare a fare delle pettinature, delle acconciature mosse, mentre invece i miei capelli una volta asciugati rimangono lì come sono. Però se io vado sempre a mettere delle pinze per asciugare prima la parte sotto, essendo comunque anche abbastanza lunghi, e poi quelli sopra. Questi qui sono fatti apposta, quindi tante volte con le mollettine piccole mi scappano, questi sono proprio un po' più professionali, tipo parrucchiere, quindi li ho comprati. Poi ho preso una confezioncina, anche queste per Matilde, altra cosa che mi ero dimenticata che ho preso per lei, che costavano 2 euro, ma sono appunto sempre state inserite nella promozione. Sono delle clip, delle mollettine semplicissime a clip, tutte bianche, così almeno se anche ne perde una va a utilizzarla mia sorella nell'altra. E l'ultima cosa che ho preso invece da Claire's, sempre per me, è un paio di orecchini, e sono questi cerchiettini qua. Allora, il prezzo iniziale era di 2 euro, questi credo praticamente, o questi o quelli di mia nipote mi siano passati gratis, più scontati gli altri. Sono dei cerchietti, ecco, così si vedono meglio, molto piccoli, con una specie di brillantino, ecco, comunque una pietruzza bianca al centro, così ciondolante. Mi piacevano perché sono piccoli, io in questo momento sto utilizzando quelli della casetta di Marzapane Bijou, che se avete visto anche il video, e li avevo anche 2 video fa, che sono degli anelli però più grandi, quindi quando sono al lavoro quelli là sono bellissimi, è un peccato onestamente utilizzarli così. Questi li metto proprio per un di più, giusto perché rimangono comunque luminosi ma vanno meglio per tutti i giorni. Li cercavo, li avevo rotti, tra l'altro quelli che avevo preso per l'appunto da Claire's, e quindi ne ho approfittato. Anche il sacchettino di Claire's è andato. Passerei all'abbigliamento, finalmente, facendovi vedere una cosa sola che ho preso ormai quasi un mese fa, che chi mi segue su Instagram ha già visto, ha visto in diretta mentre l'acquistavo, visto che ero andata a Genova con il toppino, la pancia di fuori, c'era un freddo allucinante e avevo soltanto la giacchina di jeans, avevo proprio bisogno di una felpa, e quindi sono corsa da H&M, prima da Bershka, ma non ho trovato niente, e poi da H&M invece ho trovato questa felpa qua, che vi faccio vedere perché è davvero troppo carina e quindi ci tenevo che anche voi la vedeste. Allora, è una felpettina color panna, quasi un beigiolino molto chiaro, ma più un crema, ecco, per l'esattezza. Una felpa un po' più corta, quindi un pochino a crop top, con la manica lunga e questa microscopica e finissima scritta con scritto smile. Questa qua ve la farò vedere, penso, anche nel try on haul, che tanto vi devo far vedere i jeans e quindi me la vedrete indossata. Questa l'ho pagata 9,99 euro, non ha il cartellino perché appunto l'ho già utilizzata e anche poi lavata. Passiamo a Zara. Allora, sacchettone di Zara, sacchettone, ho soltanto 2 pantaloni, però veramente dei quali mi sono innamorata follemente. Sono stata da Zara qualche giorno fa, questo è uno degli ultimissimi acquisti che ho fatto in questi giorni, e ci sono andata per un di più, perché comunque io solitamente ci vado a comprare quando ci sono i saldi, quando c'è qualche offerta speciale, Black Friday, insomma comunque in quei periodi in cui ovviamente si trovano i prodotti più scontati. Però quello che ha di bello Zara è che ogni volta che ci capita ha sempre quegli stand con il punto esclamativo, comunque con il prezzo scontato, no? Un prezzo speciale, e quindi mi hanno subito attratto. Sono andata a vedere prima delle giacchettine e mi è dispiaciuto un sacco perché avevo visto una giacchina di jeans nera
era bellissima con i suoi bei bottoncini argentati, ma c'era solo la media. Io solitamente vesto una S, potevo prenderla anche se era un po' più grande, però comunque poi era tanto abbondante perché aveva già un taglio un po' più maschile, e quella costava 15 euro, ma è rimasta lì. E invece ho approfittato, mi sono consolata con due paia di jeans. Allora, il primo paio che vi vado a far vedere, vi faccio vedere prima quello più classico per quanto mi riguarda, perché è una tipologia di jeans che ho già in diversi colori. Come vi dicevo, erano tutti scontatissimi a 19,95 euro, quindi entrambi li ho pagati meno di 20 euro. Allora, il primo jeans è questo ed è uno straight. Allora, io ho preso la taglia 36 europea, che corrisponde a una 40 italiana. Vediamo se riesco a mostrarvela. Questi qui sono dei jeans belli a vita alta, un pochettino più corti sul fondo, quindi rimangono un pochino con la caviglia scoperta, però io li andrò a mettere anche con degli stivaletti o con le sneakers, ma con il calzino un po' più alto, e sono straight, quindi rimangono un po' più a sigaretta sul fondo, morbidi in gamba. Adesso poi ve li farò vedere indossati, quindi vi faccio prima vedere tutti e due i jeans e poi vi faccio il try on haul di entrambi. Questi qui non hanno la zip ma hanno i bottoni come quelli da uomo, e tra l'altro ce li ho fatti molto molto simili, però più blu scuro di Bershka, non mi ricordo, di Pull&Bear, che ho sfruttato e messo tantissimo perché è un paio d'anni che ce l'ho. Io mi trovo molto bene con i jeans fatti così perché sono comodi, ho dei jeans anche della stessa Zara, molto aderenti, quindi gli skinny piuttosto che tutti i jeans un pochettino più belli e poi indossati anche con degli stivali, ma ultimamente non sto sopportando le gambe compresse, comunque i jeans troppo aderenti, quindi ho preso questo. Proprio perché non sopporto di avere delle cose troppo aderenti addosso, ho preso un jeans del tutto particolare. Anche questo l'avevo già spoilerato su Instagram, ed è un 90s full length, quindi comunque rimane un modello anni 90, ed è a gamba lunghissima, tipo zampa di elefante in fondo, ma visto che è tutto ampio direi quasi un pantapalazzo, ed è questo jeans qua. Allora, il bagno di colore è un po' più chiaro, quindi rispetto agli altri sono meno sfumati, sono proprio il jeans classico un po' anni 90 per l'appunto. Anche questo vita alta, anche di questo ho preso una 36 corrispondente a una 40 italiana, stesso prezzo dell'altro, ma gamba lunghissima e larghissima soprattutto sul fondo, ha il taglio vivo, quindi rimane anche spelacchiato qua sul fondo perché ha il taglio non ricucito. Questi mostrati così non rendono, quindi ve li faccio vedere indossati. Tra l'altro anche su questi avevo messo un sondaggio perché a me piacevano tantissimo, ma non sapevo, infatti se vi siete un po' divise su questo, tipo il 70%, 65% ha detto di sì, alle altre invece non piacevano. Avrei pensato che non piacessero nemmeno a me, e invece indossati mi piacciono da impazzire. Li ho già immaginati con un sacco di scarpe, ora ve li farò vedere credo con una sneakers piuttosto che con uno stivaletto, ma saranno veramente la novità per me di questa stagione. Ma non solo, perché me li sono immaginati non solo con la felpa ma anche con i bei crop top, le canottierine corte corte in primavera e nelle sere d'estate, quindi questi li vedrete un sacco di volte. Direi di farveli vedere, quindi vi faccio vedere intanto questi jeans di Zara indossati, andiamo al try on haul e poi ci rivediamo dopo per Decathlon e per le cose per la casa. Allora, questo è il primo jeans che vi ho fatto vedere, per intenderci quello con i bottoni, ed è lo straight, quello che cade giù più dritto. Allora, come vedete rimane a vita molto alta, la gamba in fondo è dritta e un pochettino più corto. Io adesso l'ho abbinato alle Vans e chiaramente mi rimane la caviglia di fuori, però la mia idea è di metterlo con un calzettone un po' più alto oppure con l'anfibio, perché secondo me sta bene sia con lo stivaletto che anche con l'anfibio. Mi piace tantissimo la vestibilità che ha. Rimane solo leggermente un po' più morbido qui, però comunque ci andrò a mettere magari una cinturina. Io con questi jeans mi trovo benissimo, li trovo comodi, mi ci trovo bene poi proprio a non sentirli indosso, nel senso che nonostante siano aderenti, ora l'ho abbinato a questa maglietta che avevo già, però chiaramente lo immagino di più anche con un maglioncino da mettere all'interno, un bel collo alto, una maglia molto più morbida e un po' più calda. E quindi io dicevo che mi ci trovo davvero bene, io così come li metto non li sento indosso, e questo è sicuramente uno dei due acquisti ben fatti. Ora vediamo il secondo jeans. Ed ecco il secondo jeans, sicuramente il mio preferito, mi piace tantissimo. Allora, intanto ho messo anche la felpettina, quella che vi ho mostrato con scritto smile, che secondo me ci sta molto bene, rimanendo a vita alta ma comunque con un pochino di pancina di fuori. Sicuramente ci metterò un body, ho un body nero in cotone che già ho utilizzato in questi giorni con
le maglie un po' più corte, così da tenere al caldo la pancia, ma io lo trovo veramente bellissimo. Spero che renda l'idea, si riesca a vedere da questa distanza come rimane il pantalone. Ho ancora sempre le Vans nere, ma mi piacerebbe abbinarlo magari appunto con uno scarponcino un po' più alto piuttosto che uno stivaletto, però vedete che rimane proprio un pochino figlia dei fiori, diciamo, comunque decisamente anni 90, mi piace tantissimo. Non compro un pantalone a zampa, comunque un pantalone a gamba larga, da una vita, da tantissimo tempo. Mi piace abbinato alla felpina, felpe un po' più corte, se non che anche messo poi con una camicetta all'interno, quindi qualcosa che lo renda un pochettino più aggraziato e meno sportivo, però mi piace davvero davvero tantissimo, molto più dell'altro. L'altro è più basico, più nelle mie corde, questa qua è un po' una novità, però mi piace tantissimo davvero, molto bello. 19,95, altra felicità che mi ha regalato Zara. Ed eccoci tornati qua. Allora, spero tanto che i jeans vi siano piaciuti, a me sono piaciuti tantissimo, so che li sfrutterò tutti i giorni, ogni volta che potrò, e quindi sono contenta del mio acquisto fatto da Zara. Passiamo adesso invece a quelli che sono i prodotti appunto per lo sport. Quindi sono stata da Decathlon, come vi dicevo, e ho comprato un po' di cosine. Allora, due che ho trovato in offerta, le altre che mi mancavano e dei quali necessitavo per questa nuova stagione invernale, autunno-inverno, e vi faccio vedere tutto. Allora, partirei da alcuni accessori. Allora, la prima cosa che ho comprato è un reggiseno sportivo. Allora, intanto vi faccio vedere quello che avevo già. Questo l'ho pagato 5,99 euro, e questo che ho, che avevo appunto già, che metto da anni, che ho usato e strausato, è un reggiseno proprio classico. L'avevo preso in arancio, questa volta l'ho preso nero, non mi ricordavo che taglia avessi comprato, infatti sono andata su una M che poi ho provato a casa, andava bene, ed è super elasticizzato. Vabbè, questo è quello vecchio, vi faccio vedere il nuovo. Come vi dicevo, anche questo costava 5,99. Diciamo che sono gli articoli un po' più a... non proprio il primo prezzo tecnico, però insomma una via di mezzo. C'erano ovviamente reggiseni anche più costosi che io ho già, perché ho quello proprio che si aggancia dietro, questo invece si infila esattamente come un top. L'altro che ho è studiato principalmente per correre, questo comunque va ad attutire la maggior parte degli urti medi, quindi si può anche correre, anche se ovviamente poi ci sono tutte le descrizioni, le schede tecniche di come utilizzare i loro prodotti. Va benissimo per sport a impatto medio, ecco, quindi io che lo uso principalmente per andare a camminare, per andare a fare trekking o comunque per corsette, santuarie, mi va bene. Comunque quando vado a correre di solito utilizzo l'altro. 5,99, ho preso questo color nero misto a carbone, insomma molto carino. Mi serviva perché l'altro comunque inizia effettivamente, cioè si sta consumando a suon di utilizzarlo. La marca è sempre la Kalenji. E se volete qualcosa per allenarvi o comunque un reggiseno da iniziare a fare i vostri allenamenti, questo secondo me è ottimo. Sostiene bene anche nella parte del torace, ha l'incrocio dietro, quindi anche quando d'estate si mette con qualche canottierina non va a segnarvi comunque la spalla, ma rimane bene sul retro del collo. E quindi questo io ve lo consiglierei se dovete prendere un reggiseno sportivo che però non sia troppo elaborato, troppo tecnico. Poi altre due cosine che ho preso, vabbè, uno scaldacollo a 1,99 euro, io di questi credo di averne due, tre, ma non bastano mai, visto che un po' lo metto io, un po' lo mette Mattia, un po' magari mi viene freddo, uno ce l'ho al collo e lo utilizzo come copricapo, no? Come bandana quando è più freddo. Ho comprato questo che non ho mai acquistato, fatto così, ha questo gancettino per andare a regolare comunque la... ecco, l'effetto più o meno stretto, perché per l'appunto si può mettere anche in testa, quindi si mette, si chiude questa parte qua e diventa quasi come fosse un cappellino. Io d'inverno patisco tantissimo la gola, quindi questo io già in autunno lo metto, e è bello alto rispetto a quelli che ho, che sono un po' più bassi e un po' più spessi. Questo è più sottile in pile, però almeno essendo più alto me lo riesco a mettere bene attorno al collo, e quindi questo l'ho comprato. Ho preso poi un paio di guanti. Allora, su questi lo sapete che mi sfugge il prezzo, credo di averli pagati 4,95, anche se i guanti che compro di solito, che ho già comprato da Decathlon, sono quelli primo prezzo in pile a 1,99 euro. Questa volta ho voluto prendere qualcosa che fosse un po' più di qualità, un po' più tecnico, e sono questi guantini qua. Altra cosa che io patisco tantissimo d'inverno sono le mani, il freddo alle mani. Sono dei guanti che si possono utilizzare anche come sottoguanti per i guanti da neve, da sci, da snowboard. Quindi cosa ho pensato? Li ho presi perché sono intanto sottilissimi,
hanno una parte in silicone così che serve per avere un pochino di grip, in questo caso se si tiene, non so, il telefono piuttosto che i racchettoni, piuttosto che io il guinzaglio di Maggie, nel senso, perché tanto le userò per le mie camminate, e poi indice e pollice sono studiati per poter essere touch, quindi comunque per poterli utilizzare il telefono tenendo i guanti. Questi veramente mi servivano e sono davvero super aderenti sulla mano. Ho preso una taglia XSS. Sono perfetti, belli lunghi, quindi poi me li vado a mettere all'interno delle giacche e delle felpe, quindi questi sicuramente sono un super acquisto, non solo da utilizzare così, ma l'ho immaginati da mettere per l'appunto anche come sottoguanti quando andrò sulla neve, quindi li metterò sotto e poi metto sopra i guantoni, quelli grossi per termici per la neve. Maggie come al solito si deve far sentire. Poi passiamo invece ai tre pezzi di abbigliamento dei quali vedrete il try on haul. Allora, nella fine serie, in quegli angolini con i prezzi scontati, ho trovato un paio di leggings che cercavo da un secolo, perché io ne ho diversi leggings della Calenji o comunque quelli di Decathlon con i quali vado a camminare, vado a correre, ma mi servivano quelli in pile, con l'interno in pile, scusate, che ad esempio mia sorella ha preso un paio di anni fa e che usa, proprio qua peli che volano, che usa tantissimo durante tutta la stagione fredda. Finalmente li ho trovati. Allora, erano scontati a 14,99 €. Ho preso una taglia media di questi perché comunque, a parte che la S non c'era, ma poi sulle gambe preferisco essere un pochettino meno costretta, un pochettino meno avvolta. Ecco, se rimangono leggermente più morbidi, che tanto non rimangono perché è un leggings, è meglio, ma poi avendo il pile all'interno ovviamente mangia un pochino di spazio, quindi li avrei comunque preferiti M, taglia M questa volta, lunghi fino in fondo e stretti. Questi ve li farò vedere indossati, 14,99 € ed è il loro classico tessuto tecnico. Io questi ce li ho lunghi, ce li ho a tre quarti sotto il ginocchio, ho il pantaloncino corto, quindi questi sono proprio, li ho di tutte le tipologie per tutte le stagioni. Vi faccio vedere questi, vi faccio vedere le due maglie e poi ve li faccio vedere indossati nel try on haul. Maglie, ho comprato due magliettine, due felpette. Allora, una è questa, che questa mi è piaciuta tantissimo. Allora, questa è un giallo fluo, che nella fotocamera forse ogni tanto diventa verde. Allora, non è tra i miei colori preferiti, non è che mi piaccia tantissimo. C'era anche arancione e c'era nera. La stavo per comprare nera perché arancione ne ho una quasi identica, però più leggera, ma ho voluto prendere qualcosa che fosse più ad alta visibilità, che poi è la motivazione per la quale fanno questi colori ovviamente negli articoli sportivi. Questa qui è una felpa, ho preso una taglia S e l'ho pagata 9,99 €, una felpa con l'interno foderato, anche questo in pile, quindi prettamente invernale, bella bella pesante, no, nel senso che è calda, ecco, questa qua mantiene un calore costante ed è studiata per andarci a correre, quindi senza mettere nulla sotto, mentre ora sto mettendo la maglia termica sempre presa da Decathlon, metto magari altre felpe sopra, questa va messa da sola, quindi deve andare direttamente a contatto con la pelle e poi con il leggings e via si va a correre, quindi l'ho voluta prendere proprio per andarci esclusivamente a correre, soprattutto la sera, perché più delle volte ci vado di sera. Ha anche il buchino per metterci il pollice, così che rimanga calda comunque la gran parte della mano, anche se poi mi metto i miei guanti anche quando vado a correre che fa più freddo. La vedrete indossata perché è molto carina. 9,99 €, se vi interessa c'erano anche altri modelli. Io sono una persona che li compra e che segue le istruzioni tecniche per quanto riguarda quell'articolo, però se invece che usarla per andare a correre la uso per andarmi a fare una camminata in salita va benissimo uguale, nel senso, magari se mi sente qualcuno che lavora lì mi dice di no, però io sono già un po' più, cerco di adattare i vari articoli, i vari prodotti su quelle che sono le mie esigenze, su come mi trovo meglio io. Tante volte su felpe di questo tipo vado a mettere anche la felpa termica a collo alto se fa più freddo, dipende un po', poi lì ve la giostrate voi, però sicuramente io l'ho acquistata perché mi serviva qualcosa da andare a correre che dovessi mettere da sola, quindi senza nient'altro sopra, giacche a vento, maglie sotto, quindi quella è perfetta. Poi ho comprato uno dei loro pile che era sempre in offerta, 7,99 €, sempre taglia S, e l'ho preso in questo grigio con la zip fucsia. Allora, io di questi ne ho due o tre che d'inverno uso e strauso, ovviamente. È il pile quello in primo prezzo tecnico, quindi sono quelli basici. Li trovate ogni anno in colori diversi, questo ha il polsino così e la zip fucsia, tutto il resto nel grigio, un pochino melangiato, non so se si riesce a vedere un po' la trama, comunque
è una novità come colore. Io questi qui tanto li metto tutto l'inverno, questi li utilizzo proprio per andare a fare una passeggiata con Maggie, che non sia qualcosa che mi fa sudare particolarmente, ovviamente non ci vado a correre essendo un pile, ma vanno benissimo sia se vado con lei, sia se vado in montagna, perché comunque quando vado sulla neve, io 2 anni fa ci siamo andati a passare il Capodanno, e ormai 3 anni fa, e mi sono messa ovviamente uno al giorno di questi qua, perché poi tra che ci sudavi perché ci facevamo un sacco di arrampicate, tra che ti bagnavi perché andavamo giù con gli slittini, e quindi ovviamente verrà utilizzato, se non che lo metto anche quando vado su in campagna, visto che fa freddissimo, mi porto dietro i miei pile e via. Quindi anche questa è una cosa che vi straconsiglio se volete qualcosa di che costi poco, che sia caldissimo, morbido, un'ottima vestibilità, un bel taglio, un po' più lungo, insomma perfetto. Ho preso sempre una taglia S, io direi che adesso ve li faccio vedere tutti e 3 indossati, così vi fate bene un'idea, e andiamo al try on haul. Ecco l'abbigliamento sportivo indossato. Allora, vi faccio vedere in un colpo solo il leggings, che è questo qua a vita come al solito alta, il leggings è quello felpato. Ora non ho nemmeno le scarpe, quindi mi vedete con i calzini con cui solitamente faccio sport, però c'è poco da far vedere, nel senso è un leggings basico, regolabile in vita perché ha il suo laccettino, rimane bello caldo e sicuramente un po' più spesso perché ovviamente ha all'interno la parte in pile. E invece stesso discorso per la maglia, sempre per quanto riguarda il pile. Questa qui è quella che vi dicevo devo utilizzare per andare a correre, quindi rimane aderente ma un po' più morbida, leggermente più lunga comunque per scaldarti bene durante l'inverno. Ha poi i polsini dove si può andare a mettere il pollice per tenere più calde le mani. Tra l'altro io continuamente quando corro faccio questa cosa qua perché ho sempre freddo, e infatti ve l'ho detto più delle volte, corro con i guanti. È molto carina, nel senso basica. Allora, ho sotto anche, vedete l'etichetta, il reggiseno sportivo, ve lo faccio vedere giusto rapidamente così, quindi un reggiseno classico, basico, niente di straordinario, e però molto comodo, quindi comunque va a sorreggere bene tutto il completo, direi che è molto carino. Vi faccio vedere adesso invece il pile, quello grigio. Ecco qua appunto il pile, questo qui lo trovate uomo, donna, bambino, è proprio il primo prezzo basico per 7,99 euro, bello caldo, come vedete ha anche una buona vestibilità perché comunque i polsini poi sono un po' più lunghe le maniche, il polsino è stretto, quindi comunque fa in modo che non passi aria. Il collettino una volta tirato su rimane ovviamente a collo alto, però va ad avvolgere bene. Io questi qui li adoro, li uso tantissimo, mi ci trovo sempre bene, mi piace questo colore perché comunque io sono per i grigi e per i fucsia, quindi questo è perfetto, molto bello, contenta di aver preso questo, sarà un compagno indispensabile in tutte le mie passeggiate. Eccomi tornata! Allora, spero che anche gli articoli sullo sport vi siano stati utili, vi sia stato utile vederli indossati e che i miei consigli possano poi ritornarvi sufficientemente utili per quando andrete magari da Decathlon appunto a fare i vostri acquisti. Io da Decathlon compro bene, mi è capitato ovviamente di comprare anche da Nike, da Puma, da Athletics World per quanto riguarda gli articoli sportivi, però con l'abbigliamento di Decathlon secondo me non si sbaglia, ci sono ottimi prezzi, la tenuta tecnica è quella, li uso da anni e i pantaloni e le maglie rimangono tali e quali, quindi fateci un giro e sono sicura che sarete anche invogliati a fare più sport perché hanno sempre delle linee poi molto carine. Siamo arrivati all'ultima parte del nostro haul con 2 cosine che ho comprato da Jusk. Io mi viene sempre di chiamarlo Jisk, ma in realtà è Jusk, che è quel negozietto di articoli per la casa, quindi che ha tutto arredamento, articoli per la casa, che c'è in questo caso qua a Sarzana, ma io ci vado un po' in giro in tutte le città dove lo trovo. Allora, ho comprato 3 federe per i cuscini che mi servivano per il divano. Sono federe invernali, visto che le voglio abbinare a un copridivano nuovo che necessito di comprare, ma che ancora non so di che colore prendere. Ho iniziato dalle federe, così almeno poi riesco a basarmi su, partendo da quelle riesco a regolarmi su cosa prendere come copridivano. Costavano 3,50 euro ed erano appunto in offerta. Allora, ne ho prese 3, 2 dello stesso colore, una nel blu. Allora, questa qua sono tutte misura 40x40 e sono un pochino, sono in poliestere, però mi piaceva l'effetto intrecciato che hanno, vedete come sono carine. L'intreccio così rimane molto invernale o comunque mi sa proprio di casa accogliente, calda nell'autunno-inverno, e comunque sono molto soffici, quindi anche se poliestere sono molto morbide.
Ho preso questa che potrebbe essere un color petrolio, sì, un blu misto grigio, e due invece delle altre, così da andarle ad abbinare, che sono questa tinta tra il rosa antico, una tinta un po' più cannella, però direi che tendono di più al rosa, sempre con questa melangiatura, perché l'intreccio ovviamente fa questo effetto comunque cangiante. Abbinate mi piacevano tantissimo, e poi ovviamente io ho tutte le scale dei grigi, sia sul divano come cuscini, sia come soprammobili, comunque arredamento del salotto, e quindi secondo me anche con tutte le scale dei grigi e dei beige ci staranno benissimo. Mi piacevano, quindi ne ho prese tre, 3,50 € l'una, tutte 40x40. E l'ultima cosa che vi faccio vedere invece è questa scatolina qua, questo contenitore in plastica che ho pagato 3,75 € grigio, strano. Che allora ce n'erano di diverse misure, ne volevo prendere uno anche per la roba sporca, comunque la roba che mettiamo a lavare in bagno, perché il mio si è rotto da una parte, ma devo prenderlo di una determinata misura perché sta sotto il mobiletto, insomma bisogna studiarla un attimino. Questo invece l'ho comprato da mettere sotto il lavandino in cucina, perché in questo momento ho un altro contenitore dove tengo tutti i prodotti per le pulizie, quindi tutti gli spray, tutte le saponette, le spugne, e però il contenitore è vecchio, comunque rovinato, e volevo metterci qualcosa che avesse una maniglia, quindi questo sarà comodissimo perché poi da sotto il lavandino lo utilizzerò come un cassettino e la dimensione è perfetta, quindi era proprio quello che stavo cercando, cioè non sono andata lì apposta, ma quando l'ho visto ho capito che ne avevo bisogno, che lo cercavo senza saperlo, insomma. E a 3,75 € direi che è un ottimo prezzo. C'era nel grigio, c'era nel bianco, non escludo di tornarci a prenderne degli altri per sempre riordinare quello che è la parte bassa del lavandino in cucina, o comunque tutti i vari sportelli, perché poi essendo anche quelli più piccoli molto carini, si possono prendere anche magari per metterci i biscotti piuttosto che la pasta, avendo la maniglia sono sempre pratici, io mi trovo bene con quelli che sono i contenitori che poi riesco ad estrarre dai vari sportelli della cucina, del bagno, piuttosto che di altre stanze. Bene, questo è stato l'ultimo articolo che vi ho fatto vedere, perché direi che abbiamo finito con tutti gli haul, tutti gli acquisti che ho fatto in queste ultime settimane. Io come al solito mi strozzo, parlo troppo. Vi ringrazio di aver visto questo video, spero che possiate averlo, che possiate trovarlo interessante, che vi abbia tenuto compagnia, che possiate trovare utili i consigli che vi ho dato sia per lo sport che per l'abbigliamento, e perché no anche per i prodotti per la casa. Ci rivediamo al prossimo video, non so che tipo di video sarà, ma comunque video non mancheranno mai, non vi preoccupate. Vi mando un bacio e vi auguro un buon weekend. Ciao!